In principio, forse è così che deve cominciare una storia del mare, perché qualsiasi storia che intenda raccontare l'oceano, e intenda raccontarlo tutto, deve fare i conti con un tempo vertiginoso, quello della storia della geologia del nostro pianeta. E dunque in principio va bene, quando il mare per la prima volta, 4 miliardi di anni fa, si affacciò sullo spazio del pianeta. Da quel momento in poi è successo di tutto. E quel poco che ci riguarda occupa l'ultima parte di una storia immensa del mondo. Ma prima ci sono stati animali che ci hanno ben preceduto, ci sono stati dinosauri, ci sono stati trilobiti ancora prima, c'è stato un mondo acquatico di cui non abbiamo neanche percezione. E ho provato a raccontare anche questo, nella convinzione profonda che ci appartenga, e ci appartenga dall'origine. Una storia del mare deve parlare, insomma, degli animali che l'hanno vissuto, delle rocce che l'hanno delimitato, delle onde, del vento, e poi naturalmente, chiaro, certo, deve parlare degli uomini e di quando gli uomini cominciarono ad affacciarsi a quell'immensità blu provando a vincerla, provando a navigarla, provando a sfruttarne le ricchezze che quell'immensità donava loro. E così i pesci, così i coralli e così le conchiglie, tutto quanto affiorava da quel mare. E poi furono i tempi delle navi, delle triremi, dei greci, delle grandi scommesse del commercio che non solo riguardava piccoli spazi come il nostro, relativamente angusto Mediterraneo, ma riguardava anche gli oceani, almeno le fasce costiere. E vennero i tempi delle grandi esplorazioni, inevitabilmente. E a quel punto bisogna fare i conti, certo, con i nomi, Colombo, Magellano, Vasco de Gama, ma bisogna fare i conti anche e soprattutto con le piccole cose, sul come ad esempio si formi un linguaggio che parli di mare. Cos'è una prua, cos'è una poppa? Beh, quella è la cosa più semplice. In realtà ci sono problemi di velature, di sarchiami, di enormi navi che crescono più cresce l'ambizione dell'uomo. E quella è la storia del mare, quella dei pirati e quella dei nostri sogni anche, quella dei sogni di spazi che diventano possibili poco alla volta. E più diventano possibili, più obbligano anche a misurarsi con le nostre conoscenze, perché il mare, proprio per la sua immensità, sin dall'inizio è stato il mondo dei nostri sogni, di esseri mostruosi, di esseri giganteschi e paurosi, le sirene, il kraken, e più si avanzava in quel mare, più i sogni poco alla volta si delimitavano, si restringevano in uno spazio della nostra mente che comunque va raccontato. È fatto di libri, è fatto di musiche, di quadri e di tutto quello che abbiamo provato a descrivere immaginando quell'immensità. E poi ci sono inevitabilmente i mari recenti, quelli che sono fatti, ahimè, anche della nostra prevaricazione nei confronti dell'ambiente, quelli che sono fatti di una conquista sistematica dello spazio, anche militare naturalmente, e poi di un controllo di quello spazio, sempre più capillare e naturalmente, oltre al controllo, lo sfruttamento. È una storia antica anche questa, e anche di questo si deve parlare, perché da quando pescavamo merluzzi negli spazi del nord dell'Atlantico, ne è passato di tempo. Abbiamo devastato tante cose e stiamo continuando a farlo. E vale la pena metterci un accento. Una storia del mare ha bisogno proprio di questo ora. Ricordarci da dove veniamo, ricordarci chi siamo e qual è il nostro obbligo nei confronti dell'ambiente che ci ha cresciuto. Imparare a riconoscerla, quella storia, imparare a ripercorrerla attraverso barche, eventi, ma anche animali, appunto, è il primo passo per imparare a rispettarlo.